tutte le volte in cui la mia squadra, che è la Fiorentina, avrebbe segnato un gol. Quindi assolutamente la mia missione è stata quella. Tutto il resto è relativo, a mio giudizio. Ah, sto vedendo le vecchie, con l'assessore Battiato, vedendo in questo momento Fabio Fazio, che è un grande Morgan, cantautore, più non solo assessore, vediamo, non si capisce più se sono artisti, sono politici. Il fatto che assessore lo faccia uno che si intende di musica mi tranquillizza questo molto. Questo è importante, lui non dice di essere assessore, lui dice di essere un tecnico. Di essere Franco. Franco, che lavora, che lavora con l'assessore. E tu hai conosciuto tutti i personaggi dello spettacolo, tutti i personaggi del cinema, però sostieni che quello che ti sta più a cuore è Nino Manfredi. L'hai letto da qualche parte? Sì, perché sono due i personaggi. Uno è Walter Chiari, con cui ho avuto il piacere di lavorare a Antenna 3, quando ancora gli consegnavo le fotocopie della scaletta. E Nino Manfredi invece, bravi, che avete trovato questo special su Rai 1 ed era Stelle di Natale. Praticamente l'unica cosa che ha fatto Nino in televisione, dove ha raccontato, e autori avevo niente po' di meno che Castellano e Pipolo, ha raccontato proprio la sua vita artistica, a cominciare da quando è diventato da Saturnino a Nino Manfredi. E niente, un bellissimo ricordo, veramente la persona più straordinaria con cui abbia mai lavorato in televisione. Hai fatto tre Sanremi, dicevamo, tre festival, ma questa manifestazione ha ancora ragione di esistere? Assolutamente. Secondo te è così? Come dicono i giovani di oggi, assolutamente sì. Non deve essere rottamato? No, ma perché Sanremo è bellissima, è un'esperienza straordinaria, blocca tutto il paese. Se tu a Sanremo dici io, tutti quanti interpretano, ha detto io perché non voleva dire tu. Bellissimo, affascinante. E deve essere sempre della Rai. Penso di sì. Quindi non sarà mai espugnata. Non c'è riuscito. Non mi occupo di diritti. Non c'è riuscito. E di acquisto. A proposito di trasmissioni che registrano milioni e milioni di telespettatori, tu sei reduce da due giornate di Verona, dove hai collaborato. Con prove prima, dove hai collaborato, dove diciamo di fatto hai fatto la regia. Di Celentano. Con Adriano puoi farci un bilancio di questa esperienza? Beh, diciamo 9 milioni d'ascolto con punte assolute molto più alte. E quando lavoro con Adriano, dell'unico al mondo, siccome è un po' il mio idolo, ahimè, firmo sempre collaborazione amichevole, perché Adriano è anche regista delle sue trasmissioni. Regista. E quindi io mi metto al suo servizio perché gli devo il fatto che mi ha fatto divertire nella vita. In cambio gli offro la mia collaborazione. Io tutte le settimane ho una curatrice della mia mostra. Ah. Questa settimana è la bellissima Regina Fioresi. Anche quest'oggi nella galleria del dottor Macri ospitiamo le opere di Pino Settanni, colui che veniva definito il pittore con la macchina fotografica e che lavorò, tra gli altri, con Renato Guttuso. Inoltre nel nostro studio possiamo anche apprezzare Tahir, l'installazione di Maurizio Bolognini, già protagonista al Museo di Arte Contemporanea di Roma e negli States nel prestigioso Housatonic Museum of Art. Ma tu hai anche un'altra passione, la musica. Ah, pensavo quell'altra che non si può dire. No, quella non si può dire. No, si può dire, ma non si può dire. Insomma, si può dire, ma non si può dire. Che è la Fiorentina. È quello che stavi dicendo. Io avevo pensato a un'altra cosa, sinceramente. Ah, no. Vabbè, comunque, siamo in fascia protetta, possiamo ancora dire. Non possiamo dirlo. Senti, questa passione è la musica. Tu sei stato anche autore delle musiche del drive-in ai tempi. Bravo, questa è una cosa che non sanno in tanti. Io col maestro Roberto Negri, vero genio della musica, ho firmato con lui i famosi stacchetti del drive-in. Drive-in. Hai partecipato anche alla sigla con Gino e Michele, che fra l'altro sono state alcune settimane fa ospiti. Due noti delinquenti della mala milanese. Grandi autori. Non lo sapessi, ma lo so. Come fai a saperlo se non lo sai? Esatto. A questo punto noi abbiamo anche una chicca. Bello. Una chicca, proprio, vediamo se ti rendi, che ti ricordi. Me lo ricordo, sì, questa è la sigla di Boldi e Teocoli, non lo sapessi ma lo so, regia del mio maestro Beppe Recchia. La canzone, non lo sapessi ma lo so, è stata scritta da me e da Gino e Michele. Non diciamo gli anni perché sennò dopo... 81-82, credo esattamente, autunno 82.
Mi viene un po' di nostalgia, dico la verità. Quanti anni? Sì. Quasi bianco e nero, era colori. No, c'era già il colori, per ragazzi, fortuna, per fortuna. Non siamo vecchio, così. Ma fino a un certo punto. Poi ti esibisci anche in alcuni locali dove tu suoni, sì. È vero? Sì, a 200 metri. Io sto parlando più di te come persona che come regista. Sì, ma poi meglio. Perché vendiamo un po' l'aspetto personale. Io sono un medico, cura la persona. Curi i malati, io sono malato di mente. No, non sei assolutamente malato. Che serate propone al tuo pubblico dei locali? A 200 metri da casa mia degli amici hanno aperto una birreria, si può dire. Certo, lo puoi dire tranquillamente. San Marco di Novara, chi vuol venire a sentirci. Io e anche a bere dell'ottima birra, spero. Dell'ottima, no? Birra, fa anche ristorante, ma non facciamo pubblicità. Ma no, puoi fare, dai, tanto ormai. E lì canto anche i vecchi pezzi di Celentano, di Morandi, pezzi che Adriano non si ricorda, io glieli ho ricordati durante i due concerti e mi diverto. E adesso noi abbiamo un RVM dove ti vediamo cantare. Questo non lo sapevo. E adesso lo vedi, facciamo sorpresa. Vediamo. Via, posso dire, pronti dalla regia? Certo, vai. Sul sagrato della chiesa, e dentro sto stupino un bastone, e sopra sto bastone, e dietro questo stupino un bastone, sopra questo bastone, attenzione che qui a Firenze, segatura per terra, si spisce addosso da ridere. Sopra questo bastone un pomello, un po' bello, non tanto. Per ridere, guarda, non ridono. Pomello è quello da... No, è quello. La cavo, no. Pomello è quello della porta, pomello è quello del bastone, signora. Se non segue prenda punti, se non prenda punti segua. E se non segua, e segue. Già prima o bevi dopo? No, io non sono astemio. Astemio. Sono astemio, ma come tutti i timidi, poi quando parto bisogna fermarmi. Quindi non bevi, però qualcosa di buono mangiato in questa birreria? No, io sono sempre digiuno. Quando lavoro sono astemio, sono digiuno, non ho rapporti sessuali e quindi proprio... Quando lavori o sempre? Quando sono sul palco non ho rapporti sessuali. Quando sei sul palco, quindi non è... Senti, adesso dobbiamo andare purtroppo in pubblicità, sarebbe bellissimo, sì, ma continuare. Dottore, ma... comunque ci ritroveremo tra pochissimo. Mi qui raccomando. Con il dottore e Paolo Bellì. Grazie. Di nuovo in studio ad un'altra televisione e di nuovo in compagnia del grandissimo regista Paolo Bellì. Grandissimo. Grandissimo, grande. Paolo, prima di farti una domanda su quella che è la tua vera passione, cioè la Fiorentina, sì, ti dico che tu hai lavorato soprattutto per la RAI, ma anche per altre televisioni, ma ti consideri un figlio della RAI. Beh, io nasco ad Antenna 3 da un'idea di Beppe Recchia. Allora, proprio perché nasce ad Antenna 3, la RAI ha dei grandissimi archivi, ma anche noi abbiamo i nostri archivi. E abbiamo trovato un pezzettino che vorrei sottoporre alla tua attenzione. Per ritornare a provare dentro te una gran voglia di seguirlo e fare andare su e giù quel piede che davvero non si fermerà, almeno fino a quando la canzone una fine non avrà. Mamma, questi fanno veramente schifo, ma tanto, ma proprio tanto schifo. Allora, facevate... Facevate veramente schifo? Sì. È un gruppo di miei amici che ho radunato, sono venute le lacrime da ridere, che ho radunato per l'ultima puntata dello Schizofrenico, siccome Beppe Recchia cercava gli ospiti che dovevano affrontare Musiani contro il resto del mondo. Io ho fatto il resto del mondo con questo gruppo che erano Bel Dì e i Buonanotte. Senti, prima hai parlato di Nino Manfredi, però potresti anche
parlarci di altri personaggi. Ma ho lavorato con tutti, non si può dimenticare mio amico Carlo Conti, fratello della Fiorentina, Panariello, oppure di offendere qualcuno, comunque tutti Fabio Fazio, ma tutti, grandi amici tra l'altro, Paolo Rossi, che ne so, vado avanti mezz'ora. Puoi andare avanti mezz'ora. Adesso un attimo ci dedichiamo a quella che tu dici essere la tua vera passione. Che il colore porta un po' sfortuna, si dice. Non è vero, assolutamente. Non è vero? Guarda, io ho un paio di occhialini, il giorno che non volevo mai prenderli, due giorni fa ho preso questi occhialini viola, sono andato a bere il caffè e mi hanno fatto la multa. Detto, perché sei dell'Atalanta tu? No, io non sono dell'Atalanta, io sono interista. Blu e nero. Sempre nell'azzurro, però. Nell'azzurro. Sì, sono simpatizzante anche dell'Atalanta, però la mia squadra del cuore è l'Inter, quindi lo sarà sempre. Senti, il codino Baggio... Non sarà mai più imitato da nessuno, non ci sarà mai un giocatore più come lui. No, perché Baggio è unico e come Giancarlo Antonioni rimangono unici nella storia della Fiorentina. Guarda, divento serio quando parlo della Fiorentina. C'è anche un mio collega che morto da poco, che Socrates, che era un grande giocatore della Fiorentina. È stato un grande peccato, si è arrivato solo alla fine della sua carriera e non ha dato il meglio a Firenze. Però l'argentino Battistuta non si può. Ma vuoi farmi commuovere veramente? Allora parliamo di Kurt Hambrin, per il quale sono diventato tifoso della Fiorentina. Non me lo ricordo questo. Nell'imitazione di Kurt Hambrin nella vita sono diventato regista e dribblo con le telecamere. Le telecamere. Senti, ma come la passione si è potenziata durante quelli che il calcio oppure era... No, anzi, era antecedente. Devo dire la verità che quest'anno che faccio quelli che il calcio sono contento perché posso seguire la squadra o allo stadio o in televisione, perché quelli che il calcio mi distraeva un po' la trasmissione, perché parlano. Adesso certe volte ti vediamo anche fare l'opinionista televisivo. Sì, sto per scendere in campo, adesso che c'è questo dubbio su chi votare sto valutando anch'io. E a proposito di passi indietro, passi avanti, dubbi su chi votare, primarie sì, primarie no. No, Fiorentina assolutamente, io sono per Cosa pensi adesso delle primarie del centro-sinistra, cioè quelle dopo la recente assoluzione di Vendola, come vedi questo scenario? Ma non mi riguardano, in quanto io non aderisco a nessun partito, so che ci sono le primarie anche del centrodestra. Non si sa, oggi ci sono, domani saranno. Non ci sono, ancora queste non si sa, ci saranno sicuramente del centro-sinistra. Penso, ho le mie idee, perché come per ogni carità, uomo... puoi esprimere tanto. Però non ho mai visto in un partito... se non quello della Fiorentina, e lo dico molto seriamente, la Fiorentina è la mia tribù, non riesco a riconoscermi in nessun partito, onestamente. Allora, gli imprenditori vanno in politica, i comici vogliono diventare politici, il regista può diventare politico? Sì, un regista più autorevole di me sicuramente, io non sono autorevole, come potrei mai andare in politica. Forse potrei fare il Papa, ecco, quello mi attira abbastanza. Come... Il Papa? Sì, alla fine della mia vita apparire a San Pietro da una finestra. Dovresti fare un po' di seminario, insomma, studiare un po' qualcosa. Mi faccio inseminare e poi posso anche fare... bella questa battuta, ti è piaciuta, vero? Ricomincia a fare Me l'ha scritta Gino e Michele. Senti, ma invece di Beppe Grillo cosa dici di questo comico che non si capisce ma fa sul serio? Perché il comico dice il comico non fa sul serio. La domanda è: Beppe Grillo fa sul serio? Credo di sì, a questo punto, avendo anche una notevole percentuale di potenziale elettori, credo che Beppe, che stimo molto, si sia quasi spaventato e si senta in dovere di fare qualcosa, credo, a questo punto. Senti, adesso io voglio dare un appuntamento solito del cinema, che questa volta è curato da Silvia Klaps. Il film che questa settimana il dottor Macri è andato a vedere per noi è Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì. Protagonista è una coppia. Guido, portiere d'albergo, è colto, gentile, ma soprattutto innamorato della sua Antonia, la quale, impiegata di un autonoleggio, sogna una carriera musicale. Le loro vite precarie trovano solidità nel loro amore, ma questo non riesce a dare i propri frutti. E così i nostri protagonisti entrano nel vortice della procreazione assistita, in una spirale che li porta a contatto con luminari e ginecologhe varie, tutti pronti ad offrire la terapia, pochi ad ascoltare. Come in tutta la vita davanti, anche questa volta Virzì sceglie di raccontare la vita dei precari, di chi abita le sconfinate ed anonime periferie delle nostre città. Ma Guido e Antonia sembrano ergersi a paladini di una generazione alla quale sono state tolte molte certezze,
ma che non per questo ha smesso di vivere la vita con impegno e passione. Buona visione. Allora, Emanuela, una nota conduttrice che ci ha fatto una promessa, l'ha mantenuta. L'ha mantenuta, dottore? Diamo il benvenuto in studio a Fiammetta Cicogna. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Fiammetta. Ciao. Ciao Fiammetta, grazie, sei di parola, possiamo dirlo, perché la settimana scorsa ci hai detto che saresti venuta e sei venuta. Allora, hai di fronte la regia televisiva. Tu, Paola, hai di fronte invece una ragazza che non... Carina. Non si può, il termine giusto è una che ha bruciato le tappe. Lo questa so, giovanissima. Non tutte, perché ancora ce n'è qualcuno da bruciare. Vabbè. Ha bruciato le tappe perché è arrivata al successo, veramente. Una ragazza dell'88 all'età di mio figlio. Insomma, un po'. E questa ragazza. Sono dell'87, quasi manca un anno. È arrivata al successo prestissimo e lei stessa ci dice qual è stato proprio lo start-up? Beh, lo start-up è stato un famoso spot di telefonia. Non facciamo nome per non fare pubblicità. Ovviamente però. Non facciamo nomi, però è stato quello lo start-up. Come musicista, sono stata presa come musicista in questa band. Tra l'altro era tutto nascosto, non sapevo fosse questo famoso spot. Doveva essere solo un concorso musicale. E poi quindi da lì il caso televisione. Senti, tu ormai conduci già da tanto tempo, fai tante trasmissioni televisive. Come vedi la figura del regista, tu che sei così giovane, come il padre, come quello che ti spiega le cose, come quello da cui devi apprendere per diventare sempre più brava e professionale? Beh, assolutamente. E poi col regista ci deve essere anche quel feeling, ti deve dare, non so, è la mano sulla spalla. Non solo, anche proprio bisogna conoscersi bene. Esatto. No, beh, conoscersi molto bene, su group meeting. Conoscersi non in senso biblico. Ma assolutamente. Ecco, perché la conoscenza... Assolutamente. Ecco, conoscersi, quello è importante. E invece tu che insegnamento la daresti? Cosa diresti a una giovane che io direi già che parte famosa? Parte già bene questa ragazza. Le consiglierei l'umiltà, perché molti, secondo me, si sono persi in televisione, al cinema, pensando di essere dei geni. Questa, ti assicuro, e invece bisogna sempre studiare. Questo è verissimo. Guarda, io la conosco da tanti anni perché quando lei andò da Piero Chiambretti, perché è stata pianista di Piero Chiambretti, a un certo punto Piero mi ha mandato dal dentista. E quindi è così che ci siamo conosciuti. Ma ti assicuro che è una ragazza veramente che non si è mai montata la testa. Ah, stiamo vedendo. Molto umile e che è proprio in questo periodo dove hanno dilagato le veline, lei è proprio l'antivelina, lei è una ragazza che ha studiato, ha fatto il liceo classico, ancora studia, è una pianista e poi dopo ce lo farà vedere. Però non diciamo veline confondendo tutte per veline, perché Antonio Ricci, altro mio amico con cui ho lavorato, si arrabbia giustamente. Le veline sono rispettabili. Come colei che pensa di arrivare al successo solo attraverso le forme sono diverse, la bellezza. Poi se le veline vanno a studiare danza, vanno a studiare pianoforte, vanno a scuola, arricchiscono il loro patrimonio culturale, non sono più veline, scusa se lo dico, certo, e diventano, certo. E hanno un'altra connotazione, diventano delle vere e proprie artiste. Ecco, questo qua, la velina... Ma nel gergo la velina funzione è diventata quasi una cosa dispregiativa. Quando hai visto nascere le prime veline? Le prime veline, ma tu parli di vallette o le veline? Secondo me la nascita delle veline vere e proprie col drive-in, è lì che nasce lì la figura in cui il cervello non serve, nasce col drive-in. Però non era negativo, ma non lo è neanche adesso, perché io, la bellezza va esaltata. La bellezza non deve essere l'unico sistema per arrivare al successo, ecco, certo. Questo, è questo qua. E qui abbiamo un esempio che conferma queste mie tesi. Ma dipende poi da quel che uno deve fare. Cinema comunque non l'ho mai fatto. Cinema è molto cinematografica, sì, secondo me. Primo piano è
È una dolcezza incredibile. Prima bisogna studiare, non è che si certo, può. Certo, però. Vedi, ti ha risposto da professionista, non si improvvisa. Figuracce. Ci sono le scuole, ci sono tutte queste cose. Tante. Adesso. Ma tutte le ragazze che ci sono qua, dei bellissimi primi piani, ma le hai scelte tu direttamente? No, fanno tutti gli autori, io non c'entro niente. Ah, ecco. Io sono in studio, arrivo qui, le trovo così. Non ce n'è una brutta, volevo dirti no. Cercavo di trovarne una brutta, ma non. Per un prossimo film, cercavo una ragazza brutta, non. Siamo brutti io e te, quindi stiamo qua, siamo meno belli, così compensiamo. Adesso salutiamo il nostro regista. Salutiamo e ringraziamo regista. Ma sono io che ringrazio voi. Di Paolo Bellì, ma restiamo in compagnia di Fiammetta. Quindi non mi lasci in una cattiva compagnia, insomma, mi lasci in ottima compagnia. Il passaggio del testimone. Va bene, molto bene. Al regista tutto è consentito. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra pochissimo.